La famosa applicazione dedicata al mondo dei trasporti Uber punta al giubileo. L'azienda californiana ha deciso di voler stravolgere le logiche del servizio metropolitano della capitale, creando un percorso ad hoc che mette in contatto 9 punti nevralgici selezionati in seguito a una consultazione online. Ogni corsa costa 5 euro e il servizio sarà attivo dalle 8 alle 24, tutti i giorni fino al 24 di dicembre. Siamo saliti su una vettura Uber e abbiamo provato un pezzo del tragitto dalla stazione Trastevere a Termini. Mi appare praticamente la chiamata sul telefono con il tempo che impiego ad andare a prendere il cliente. La cosa è molto semplice: dal momento che io arrivo, dal momento che il cliente mi sale in macchina, e faccio partire l'applicazione, così ha inizio la corsa. La chiamata può avvenire da qualsiasi via di Roma per quanto riguarda il servizio tradizionale di Uber, qualsiasi via di Roma, mentre per la linea U ci sono delle fermate prestabilite e devono essere effettuate da quei luoghi già decisi in precedenza. Un esperimento temporaneo che collega diverse piazze della capitale, da Piazza Euclide, Fiume, a quella dei 500, fino a San Giovanni, Piramide, poi ancora Stazione Trastevere, Sant'Andrea della Valle, Castel Sant'Angelo e Piazza Mazzini. Mezzi capaci di connettere quartiere con quartiere, il centro con la periferia. Racchiude un pochino, diciamo un pochino tutte le categorie dell'utenza, dal pellegrino, dal turista fino al professionista, perché ecco, ci sono fermate tipo i Parioli, che comunque lì è zona frequentata da più che altro studi, notarini, avvocati, quindi il libero professionista può usufruire benissimo di quella fermata, a differenza come potrebbe essere ad esempio Piazza Venezia, che potrebbe essere un luogo prettamente turistico. Come con il canonico servizio Uber Black, l'utente non ha che da aprire l'app e selezionare la schermata U per vedere se si trova in una zona coperta dal servizio e seguire quindi le indicazioni per raggiungere il punto di raccolta. Secondo le stime, la linea Uber servirà ai 33 milioni di persone fra pellegrini e turisti in arrivo a Roma durante il prossimo anno.